Visto che la regia mi ha dato l'input, è arrivato Guglielmo Cevolin. Professore, ben ritrovato. Lui è il presidente di Storia Limes Club, Pordenone Udine Venezia. Grazie per essere in nostra compagnia. Grazie, direttore. Dunque, diversi temi da sviscerare. Io comincerei con la situazione e l'aggiornamento che magari lei ci può dire relativamente all'Afghanistan, che cosa sta succedendo e soprattutto anche i possibili contrasti tra Stati Uniti e la Cina. Sicuramente una situazione in grande evoluzione da tenere particolarmente d'occhio, eh? Che ne Beh, pensa? diciamo che si sta profilando il governo comunque dei talebani, piano piano si inizia a capire che cosa succederà. Sembra un governo con 25 ministri, con 12 consiglieri religiosi, con il tentativo di scrivere una costituzione da parte di membri della società civile e di anziani, però ecco, una verifica che possiamo subito iniziare a fare sono vedere se questo governo sarà in grado di rispondere, per esempio, alle 5 condizioni che ha posto Josep Borrell, come alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, alla collaborazione con questo governo. E diciamo che l'impressione è che alcune condizioni siano già state per certi versi violate. Pensiamo alla prima condizione che l'Afghanistan non sia un covo di terrorismo internazionale. In realtà, come sapete, è venuto fuori che il terrorista che si è fatto esplodere è stato in realtà liberato dalle carceri da parte dei talebani. Quindi, quantomeno, anche se probabilmente appartenente allo Stato islamico, quindi rivale per certi versi dei talebani, però, come dire, è stato liberato e è riuscito a colpire anche 13 americani e tanti altri morti, grazie a un errore dei talebani. Dopodiché, c'è il rispetto delle donne, il rispetto delle donne anche qui è un po' problematico. Abbiamo visto che pur nelle prime manifestazioni sparute inizia un po' la repressione e le donne iniziano a mettere il velo. E dopodiché, quindi, anche questa seconda condizione, è stata violata. E quindi abbiamo altre condizioni tipo un governo inclusivo. Governo inclusivo, già si è visto che i talebani hanno subito tentato di prendere tutto il territorio, e cioè la zona del Panjshir dove c'era la resistenza del figlio del leone del Panjshir, Massoud, ecco che in realtà la resistenza del Panjshir è in profonda crisi, sono senza luce, sono probabilmente isolati. E i talebani hanno già cantato vittoria su questo versante. Quindi anche il rispetto, diciamo, di un governo inclusivo che includa altri soggetti non è stato realizzato. Quindi le prospettive dall'Afghanistan sono quelle di purtroppo di un avverarsi. Alcune previsioni che avevamo fatto, cioè molto probabilmente del fatto che i talebani si sarebbero comportati da talebani, ecco. Professore, io ho altri due temi e dobbiamo correre perché Sì? abbiamo 2 minuti. Allora, i temi sviluppati ovviamente nella trasmissione che lei dedica alla geopolitica sta riscuotendo tantissimo successo e guardate, poi magari Guglielmo Cevolini vi darà anche gli appuntamenti esatti. E poi lei, tra le altre cose, è membro della commissione del cosiddetto Premio API, una delle kermesse più Sì. carine, più belle a livello culturale, a livello ecco, locale, con 2 aggiornamenti. Quindi la geopolitica Allora, che rientra FVG Channel e poi degli aggiornamenti sul Premio La API. trasmissione sulla geopolitica, a quanto ho capito, dovrebbe essere martedì, direi 6 o 7 Il 6 di, il lunedì, 6, allora il 6 lunedì, martedì martedì 7. 7, martedì 7 dovrebbe essere trasmessa alla sera, sempre intorno alle 20:30. E anticipo solo questo, che per quanto riguarda il tema che era stato proposto dal direttore, cioè relativamente alla Cina, in realtà analizzeremo un documento strategico che è stato anticipato da Le Monde e che ci fa capire la differenza, per esempio, tra la Cina e l'Unione Europea, anche i tentativi annunciati da Guerini, dal Ministro della Difesa, annunciati dal nostro Presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, generale Graziano,
di un avanzamento sul versante della difesa e di un esercito, tra virgolette, europeo, sono ben poche cose rispetto alla capacità strategica, certo, della Cina, che, non so, proietta questo documento di 600 pagine. Per quanto riguarda invece mercoledì 8 di settembre, alle 20.30 al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons, ci sarà la premiazione del Premio Internazionale di Poesia in Lingua Friulana, Appi, con degli ospiti e dei poeti internazionali, nel senso che ci sono arrivate poesie, io sono membro della giuria come rappresentante dell'Università di Udine, e ci sono arrivate delle poesie dall'Argentina, mi pare da Bruxelles, e poi anche a livello nazionale da una scuola bolognese e così via, e quindi ci sarà la possibilità di ascoltare, di incontrare questi grandi poeti di questo premio all'undicesima edizione, che è un po', direi, che dovrebbe essere prestata più attenzione dalla regione, e non dico altro. Vabbè, lì ovviamente ne parleremo anche in altre situazioni. Grazie all'amico Guglielmo Cevolin, presidente di Storia Limes Club Pordenone Udine Venezia. Professore, ci vediamo la settimana prossima. Grazie a voi.